Umanitaria Padana Onlus è nata 11 anni fa a Milano, presidente la Sara Fumagalli, che ha creduto molto in questo movimento, in questa associazione di volontariato Onlus. Si promuove di aiutare i popoli poveri e di aiutarli a casa loro. Quindi in questi 11 anni si è mandato vario materiale nei paesi del terzo mondo, ma si sono anche aiutati i paesi che hanno avuto appunto delle calamità naturali anche qua in Italia. Da circa un anno e mezzo in provincia di Cuneo abbiamo cercato di creare un gruppo di volontari che raccolga più materiale possibile per spedire la sede a Milano, che poi verrà distribuito tramite container, aerei, militari eccetera eccetera, che venga distribuito in questi paesi, esteri e italiani. Noi come provincia di Cuneo, come sono in area, stiamo dando una mano ai militanti da Vernezza, Santo Stefano Belmo, Corte Emilia, da Alba. Mi arriva vario materiale, vestiario, giocattoli, macchinari, attrezzi agricoli, edili, cibi, medicine. Abbiamo raccolto molte medicine grazie a varie ditte, per i terremotati di Haiti, per i terremotati dell'Aquila. Abbiamo aiutato tanti bambini anche grazie a giocattoli dei nostri bambini. Sono stati consegnati personalmente da Sara Fumagalli, che ha dei buoni aiuti su Milano e su Aosta. Stiamo cercando di creare anche dei cassonetti, di mettere dei cassonetti per gli abiti usati, per la raccolta, tutto come Umanitaria Padana Onlus. Siamo aiutati non solo dal partito della Lega, che comunque è stato lui a volere questa associazione di volontariato, infatti la sede in via Bellero, grazie a Grande Bossi, ci è stato dato l'ufficio, ci è stato dato tanto aiuto, ma siamo aiutati dai padri somaschi, siamo aiutati dalle suore, la Sara Fumagalli incontra molte persone all'estero in queste missioni, a volte anche difficili e dure da vivere. Stiamo dando il nostro appoggio, ogni tanto nelle fiere siamo presenti come stand per promuovere la nostra associazione. Ricordiamo anche il 5 per 1000, lo si trova sui volantini, quindi durante la dichiarazione dei redditi, anche se uno vuole farci un pensiero, tutto serve. Per contattarmi abbiamo il sito www.umanitariapadanaonlus.net, dove si trovano tutti i dati, tutti i numeri e gli indirizzi.